settimana all'anno, sempre ai primi di ottobre, il mondo dell'arte internazionale si trasferisce a Hong Kong. La metropoli cinese diventa teatro di inaugurazioni di gallerie, aste e soprattutto fiere. Oltre ai 7 milioni di abitanti che popolano la città, in questa settimana arrivano collezionisti e appassionati da tutto il mondo. Tutti pronti a fare affari, anche e soprattutto in virtù del regime fiscale estremamente agevolato. Sotheby's, che ha la sua sede nel quartiere di Wan Chai all'Hong Kong Convention and Exhibition Center, ha fatto centro un'altra volta con il moderno e il contemporaneo, che in una sola giornata hanno totalizzato ben 121 milioni di dollari locali, circa 20 milioni di euro. Al piano superiore del grattacielo è invece allestita la fiera più importante della stagione, Fine Art Asia. Giunta alla sua 8ª edizione, la manifestazione è diventata leader di riferimento per tutto il continente asiatico. Tutto il meglio per quanto concerne l'arte asiatica antica e contemporanea è in esposizione. Si può acquistare dalle decine di migliaia ai 20 milioni di euro per un capolavoro. Dal periodo Tang, quello del 600 d.C. il più richiesto, ai giorni nostri. Molti dealer europei e americani vengono per non perdere occasioni che in patria sono sempre più rare, sia per vendere che per acquistare, perché a Hong Kong la crisi si sente davvero poco. Alcuni tra i pezzi più pregiati della fiera si trovano nello stand di Andy Hay, dealer e presidente di Fine Art Asia. We feel the changes every year, and of course I'm a dealer. I watch the market closely, I gain information, and I feel the younger buyer, younger collectors now in China, they want to learn the high quality or high class living style like the Western world, which is a very mature and long, well established market. The activity is getting more and more. Just like in the institutional world, we have more exhibition from the European Museum. Just like the National Museum of China, their first official opening exhibition actually is from Germany. It's not Chinese exhibition, which is a very interesting sign and change for the interest of people from mainland China. They want to see the world. Of course, they probably cannot buy it from the very beginning, but they are watching and waiting for the best moment to do this kind of collecting and even investment to the Western art. Well, from the very beginning, it's like Ming and Qing ceramics or pieces from the same period. Now they move backward more. They are looking for their very, very ancient heritage from a few thousand years ago, like the Chinese bronzes. And then, of course, at the same time, they will look at the like the silverware from the West, same as the Qianlong period. They want to have a improvement and comparison on what they want to collect and to live with. The most important item at this time for me, because I have a theme this time, is before and after. My pieces here is all in pair. They are all in the condition before and after preservation. The most important pieces will be the pair of Hong Hua Li square table here. The first one here, you can see, is in rather rough condition, strong, but never been touched. You can see some dirt, some using damage mark on it. After I bought it from a certain time, a few years later, I found the identical pair, the other one, the brother, from another collector, which is in a very well-preserved condition, 10 million Hong Kong dollars, a little bit more than million euros. Altro spazio che ha attirato l'attenzione delle migliaia di visitatori è quello di Calvin Hui, gallerista di arte contemporanea e scopritore di nuove tendenze asiatiche. Um,
This year we especially present a new session. It's called Art and Design, featuring Italian design furniture exhibition. The theme is called From 20th Century to Eternity. So this is the new exploration for Fine Art Asia to go deeply into the art and design area. But we hope this edition we showcase the uniqueness of Fine Art Asia as Asia's premium international fine art fair. We also want to improve and enhance every year because this is already the 8th edition. The market, especially the contemporary art market, there's some uncertainties at the moment. But since Hong Kong, thanks to its advantage as a free tax trading center, and also this is also an ideal place for the Chinese collector to gather and collect. We hope that even though there are some uncertainties in mainland China, we hope this is the exit. Hong Kong is the way for them to come here to keep collecting. We know that in TIFA, the overall the market response is actually quite good. We hope, since we are doing very best to select galleries, to make sure all the pieces that we are going to show is very high quality. I think now the collectors, even the Asian collectors as well, will go for quality per pieces, which will bring long-term value for their collection portfolio. So one of the highlights of the contemporary art of Fine Art Asia is this piece. It's called Here and There by a Beijing artist called Xiang Yang, who has been living in New York for 16 years. So this is a very unique installation done by a silk thread by the artist himself by hand without any machine. And he's also very good at drawing, so he combines the Chinese culture and then to use a complete contemporary way to do this installation setting. This is around €280,000. A Fine Art Asia non mancano anche i grandi dealer occidentali, perché nonostante la fiera sia quasi esclusivamente dedicata alle opere asiatiche, i capolavori occidentali suscitano interesse anche a Hong Kong. And then there's another Monet out here, I'll show you. Which again is a beautiful snow scene of the river. That's the Seine at Bougainville. One of five pictures he painted soon after he moved very near there with his family. And over the course of the winter, he painted five snow scenes. And it's a lovely, fresh picture. It's got a wonderful atmosphere in it. Well, then you take it to the other extreme, where you come and look at the Picasso, which is often a lot more appreciated over here, because people tend to like these slightly... He painted that just before the end of the Second World War, 1943. It is. It's a lovely picture. Per noi è il settimo anno, l'anno scorso è andato direi veramente molto bene, quest'anno sta andando bene, io è da un anno oltretutto che vivo qua a Hong Kong, per cui anche se la galleria rimane a Londra, per cui ho messo delle radici e ho anche iniziato a contattare più clienti. Fiscalmente conviene, ma è soprattutto l'energia che c'è in questa città, non c'è in questo momento purtroppo in Europa o in America. Continua a crescere in parte perché c'è ovviamente la Cina vicino, ma non solo la Cina, l'Indonesia, Taiwan eccetera, quindi è un mercato interessante. Tratto arte malayana, quindi Tibet, Nepal, Mongolia di alta epoca e bronzi, sculture e pitture. I pezzi più importanti, ce n'è una serie, diciamo, siamo stati fortunati, abbiamo trovato delle belle cose nelle collezioni europee, c'è un bellissimo Bodhisattva all'entrata che è un bronzo importantissimo del IX secolo, di grandi dimensioni, abbiamo delle belle pitture anche che sono diventate sempre più rare e difficili da trovare, quindi siamo abbastanza contenti del materiale che abbiamo presentato. Diciamo che i clienti, i collezionisti sono in Europa e in America e che hanno magari comprato negli anni 70 o negli anni 80 e adesso per vari motivi hanno deciso di vendere e noi abbiamo questi contatti. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. A tra poco con Art TV, la settimana dell'arte.
trovati ancora con Art TV, la settimana dell'arte. Continua il nostro viaggio in Asia per scoprire la settimana dell'arte di Hong Kong, tra inaugurazioni di gallerie, aste e fiere. Fine Art Asia è in assoluto l'evento più atteso e in fiera non ci sono solo galleristi asiatici, ma anche molti occidentali, in virtù del fatto che molte straordinarie antichità cinesi sono custodite per lo più da alcuni secoli in collezioni europee. This is actually our second year to exhibit here in the Fine Art Asia show, and it's a great show. I mean, we've had a lot of good visitors tonight, and it's improving every year. And yeah, we feel it will be the one show in Asia that can improve to the level, and it may one day be seen as the Maastricht of Asia. This is a Huang Huali standing screen from the, again, late 16th, early 17th century. And originally it may have had a marble panel in the center, and these screens would have been placed in front of thrones, and basically they would have protected the person sitting on the throne from bad spirits. They would deflect the bad spirit. And also you see smaller versions of these. I guess, I don't know, but you see smaller versions of these on scholars' tables, you know, where they have small ones. And again, when you would sit at your desk, you know, doing your work, the screen would sit in front of you and again deflect the bad spirits and the bad energy away from you. So yeah, they're very symbolic in Chinese culture. Solo arte, ma anche design, per la prima volta in fiera Hong Kong, nella fattispecie design italiano. Il progetto per Fine Art Asia nasce dall'idea di presentare l'Italian Design Furniture del XX secolo fino al contemporaneo durante l'anno del design a Hong Kong. Questa idea ci ha portato a presentare l'Italian Design, dei prodotti della nostra collezione come galleria, e anche alla fine di aprire una galleria qui a Hong Kong, naturalmente. E questo ci ha aiutato molto. Come il carton disegnato da Ettore Sozzas, questo è un pezzo originale, non è una riedizione, del 1981. È stato esposto anche al Victorian Albert Museum, proprio questo, firmato e datato, naturalmente. E come sappiamo, Sozzas è stato forse il guru dei design italiani, dove appunto per la prima volta mette in connessione la cultura scientifica e la cultura paritetica, ed ecco che qui nasce il postmodernismo, forse uno degli ultimi grandi movimenti nell'arte e nel design italiano, proprio perché appunto mette in connessione diversi stili, forme, ma è l'unico movimento dove partecipano artisti, designer, grafici, architetti, e questo è stato veramente grandioso nella storia dell'arte. Nell'ambito del contemporaneo abbiamo il Nanda Vigo, che è una grandissima artista che ha collaborato, partecipato anche alle Biennale di Venezia, ha collaborato con Lucio Fontana e ancora con Gio Ponti, e abbiamo questo tavolo interamente di marmo, fatto di marmo di Carrara da un lato, la parte bianca, e marmo del Belgio dall'altro lato. E abbiamo avuto grandi difficoltà a Hong Kong, perché solo due società ad Hong Kong potevano portarci questo tavolo, e pesa quasi 2 tonnellate questo tavolo, e noi siamo veramente contenti di mostrarlo, anche perché loro adorano l'arte italiana, anche quella storica, il capitello, e quindi loro adorano perché è lo stesso disegno della Pietà di Michelangelo, con lo stesso materiale, e quindi sono innamorati, e noi speriamo che loro possano capirlo come l'abbiamo sempre capito noi. Ma abbiamo veramente tanta fiducia, perché sono molto attenti adesso a questo nuovo mercato, quello del design italiano. Tra i diversi espositori provenienti dalla Francia ce n'è uno che con i suoi artisti ha conquistato i collezionisti asiatici. We came for the last 3 years, so it's the third time we are here. It's a pleasure to exhibiting here because first of all Hong Kong is a very nice place and the fair is very well organized. And the quality and the level is better and better each year. This piece is the masterpiece of one of our best artists, Daniel Davio, is one of the most famous of the gallery and also all over the world for kind of animal sculptures like this one. The Rhino, of course, is something who can be very well celebrated in Asia. And this one has been done by cast in 6 pieces. The first one has been sold last year in Shanghai at the Shanghai Art Fair.
The second one is proposed there. I hope and you think he will stay probably around with a private character. And the next one, the third one, we keep it for the American market, and it will be exhibited, I think, before the end of the year in the new gallery we are opening next month in New York. Continua la nostra visita a Fine Art Asia, la fiera di Hong Kong dedicata all'arte, ma non solo. In mostra ci sono i migliori espositori al mondo di lampade storiche e gioielli. Well, I think this fair is an exciting fair for us because we can bring great Art Deco, great French jewelry to a market which loves gems and loves jewelry and high quality. So for us, we're happy to be back and we're happy to show nice things. I think there's collectors for different types of things. I mean, our collectors really looking for somebody that wants the best examples that were made by the best houses over time. So I think most people that come here know Van Cleef, they know Cartier, they know Boucheron, and what we're just offering is the best pieces that were made over time by these. This is the bows here. Both these bows were made by Cartier, both made in Paris. The rock crystal bow was made in the 1920s. The Belle Epoque bow was made in 1908 to 1910. The choker, which you see next to it, is Boucheron Paris. It's wonderful because it goes all the way around. The necklace that you're looking at is a Golconda diamond with a natural pearl. This is something I made that's a new contemporary piece, but kind of has, I think, some of the simplicity and proportions of that era and that age. This is a dragonfly lamp. And it dates from about 1906. We are particularly fond of this. This was in a private collection since 1970. So no one saw this. It is almost a match to a dragonfly in the collection of the New York Historical Society in New York. What makes this so spectacular is the glass selection. These are the types of colors that collectors are looking for in Tiffany lamps. The green, the purple, the blue, the orange, the red eyes. This is the top of the line dragonfly lamp. But not only is the glass selection fabulous, but also the base. This is a twisted vine base which is made out of bronze with this fabulous, deep, rich patina on it. And this is what collectors look for. It's called the twisted vine. I'm an art dealer. I'm an art dealer from London and New York and Beijing, and we concentrate on Chinese art from contemporary to ancient. We deal in Chinese contemporary ink painting, which is the classical type of ink painting that was created, in China many years ago, but this is the contemporary expression of Chinese civilization. We've been exhibiting at this show now for some years. It's the leading art fair in Asia, as you know. And we have a number of items here that we can talk about, but we've chosen this one for you, which is an artist who is based in Beijing. He's one of the leading avant-garde Chinese artists. He's well known all over the world. He's been purchased by a number of museums all over the world. And this is an example of his work. You are now looking at a Chinese porcelain vase from the Kangxi period. Kangxi was the emperor who ruled from 1662 until 1722. This vase is very special because it has a decoration of playing ducks. And in the world, there are probably five of these vases known. One of them is in the Forbidden City in Beijing. It is therefore a very special example of a famille verte, green-colored enamelware, Yen Yen vase. Yen Yen is the shape of this vase, which is a typical Chinese shape. Ci fermiamo
torniamo ora per l'agenda dell'arte con tutte le mostre e le aste da non perdere per la prossima settimana. Jean Miró, una rassegna esclusiva di 80 lavori e 50 oli del grande artista catalano Jean Miró sono in mostra a Palazzo Ducale a Genova fino al 7 aprile. Picasso. Dopo la mostra del 53, Picasso torna nelle sale del Palazzo Reale di Milano con l'esposizione di oltre 200 opere provenienti dal Museo Nazionale Picasso parigino, fino al 6 gennaio. Arnaldo Pomodoro. Un viaggio unico attraverso i capolavori dell'artista romagnolo per rivivere 40 anni di spettacolo, in mostra fino al 25 novembre a Palazzo Reale a Torino. Arte decorativa e design del XX secolo. 127 lotti, tra cui alcune opere del celebre architetto Carlo Mollino, saranno all'asta da Christie's il 23 ottobre, presso la sede di Londra. Arredamento e arti decorative del XIX secolo. Oggetti e pezzi di arredamento del XIX secolo saranno all'Incanto da Sotheby's il 24 ottobre a New York. La nostra puntata speciale dedicata all'arte asiatica finisce qui. ArtTV però ritorna come sempre tra 7 giorni. Buona arte a tutti!